Buongiorno a tutti, da me è Alex. Buongiorno e ben ritrovati. Oggi una passeggiata facile facile. Partiamo da Bocca di Valle, comune di Guardiacrele, arriveremo alla cascata di San Giovanni. Quello di oggi è un grande classico, uno dei più frequentati della Maiella. Uno dei motivi è perché molto vicino a Guardiacrele è uno dei borghi più belli d'Abruzzo, dista soltanto 5 km. L'altro è che tutto sommato è un percorso abbastanza semplice, direi un po' per tutti. Approfittiamo di questa bella giornata autunnale. Sì, sicuramente i colori sono già interessantissimi. Il tempo di percorrenza di questa passeggiata è di circa 3-4 ore. Il dislivello è 500 metri in positivo e 500 metri in negativo. Quella che stiamo attraversando è chiamata la Valle della Vesola e prende il nome dal torrente che l'attraversa. Il sentiero è tenuto bene. Sì, però comodo, molto comodo, almeno il primo tratto. Ed ecco finalmente il torrente Vesola. Nel torrente si riproducono vari anfibi, tra i quali la salamandrina perspicillata o dagli occhiali savi. Nell'area è inoltre segnalata la piccola e rara pianta carnivora Pinguicola fiorii. Guarda che ambiente selvaggio, Alex, spettacolare questa valle. Incredibile. Ogni volta che ci torno sembra di essere qui per la prima volta. A un certo punto qui c'è una deviazione e si va a destra e si comincia a salire. All'inizio il percorso è agevole, ci sono delle salite delicate, ma poi ad un certo punto, dopo un segnale che ci fa svoltare a destra, le cose cambiano, ci sono tratti abbastanza ripidi, ma per fortuna brevi. Qui è bello venire in qualsiasi periodo dell'anno, dato che il percorso si sviluppa praticamente tutto nel sottobosco, quindi tra faggi, orchidee, genziane. Praticamente un piccolo angolo di paradiso, fatto di colori e di profumi, difficilmente da spiegare soltanto con le parole o con queste immagini. Ed eccoci alla cascata di San Giovanni. Scherzo, un po' più avanti. Eccola lì in fondo. Ci siamo. Fantastica.
qui ci troviamo ad un'altitudine di circa 1200 metri, la cascata ha un salto di oltre 30 metri. In questo periodo dell'anno è meno spettacolare del solito, anche perché abbiamo avuto un'estate particolarmente torrida. Prova a salire su e girare dietro la cascata. Eccoci, siamo quasi arrivati su. C'è in pratica una grotta che passa dietro la cascata. A questo punto abbiamo deciso di non fare lo stesso percorso all'inverso, ma di proseguire lungo un sentiero a destra della cascata, passando per la zona di Piana delle Mele. Ovviamente così facendo abbiamo aumentato i tempi di percorrenza e il dislivello positivo. In questo modo abbiamo potuto completare un giro ad anello più interessante. Stranamente da questa mattina non abbiamo ancora incontrato nessuno. Molto strano, essendo sabato. Casa degli Alpini. Associazione Nazionale Alpini, gruppo Guardia Grede. Devo fare una foto, lo mandare con militori. Vai, vai! Pausa caffè. Ormai è diventata una tradizione. Certo. Dopo aver superato valli selvagge e incontaminate, ci troviamo improvvisamente proiettati in una nuova dimensione, quella del Parco Avventura Maiella. L'attività di questo parco consiste nell'affrontare giochi sospesi tra gli alberi, camminando tra passerelle, ponti tibetani e tunnel mozzafiato. Adesso non ci resta che scendere lungo una tortuosa discesa. Alex, anche lui è un canale YouTube molto molto bello, che tratta sempre argomenti e escursioni che trattano la montagna. Alexander De Vincentis, mi raccomando, iscrivetevi. È fatta, Alex! Discesa niente male, eh? Bella, bella forte. Ed eccoci qui. L'escursione è finita, è stato qualcosa veramente di fantastico. Lo aspettavo già, adesso facciamo una breve visita al sacrario. Qui a Bocca di Valle, oltre a fare escursioni, vale sicuramente la pena anche visitare la suggestiva grotta sacrario che ospita le spoglie di Andrea Bafile, eroe di guerra plurimedagliato caduto sul Piave nel corso della Prima Guerra Mondiale.
Sulle pareti interne risaltano tre grandiosi pannelli in ceramica, opera di Basilio Cascella e del figlio Tommaso.